Vi sentite gli occhi addosso? Mi pare di sentire un coro di sì, ma non mi riferisco agli occhi addosso della gente, ma agli occhi di Dio. Avete mai pensato che Dio ci scruta, ci guarda, ci segue? A volte Dio va a colpire la nostra vita in determinate situazioni. Noi che da piccolini siamo abituati a pensare che Dio ci guarda quando facciamo i peccati. Non so se ricordate, questa è forse una classica frase dei nostri genitori, no? Dei nostri catechisti. Eppure nel Vangelo di questa domenica ci parla di uno sguardo di amore di Cristo nei confronti di una barca tutta particolare, una barca piena di delusione perché in questa barca c'era un pescatore che aveva lavorato tutta la notte e non aveva preso niente. Noi non diremo a barca, noi non abbiamo la barca sicuramente, però c'è la barca della nostra vita, no? A volte è una barca che può non portare frutti o può pure essere in difficoltà e prendere acqua in molte situazioni. Che so, la barca del matrimonio, la barca di un rapporto di amicizia, la barca della vita. Bene, lo sguardo di Cristo si fissa sulla barca di Pietro, va a scegliere la barca di Pietro, perché vuole dare una gioia a Pietro. Avete mai pensato che la nostra vita può riprendere proprio da quelle situazioni di morte se accogliamo la parola di Dio? Come sono belle le parole di Pietro. Sulla tua parola getterò le reti, nonostante una notte senza frutti. Bene, questo è quando il Signore oggi ci invita con questo brano del Vangelo. Il Signore ci invita a riprendere in mano alcune situazioni della nostra vita e rivederle alla parola di Gesù. Forse un'amicizia, forse un rapporto di matrimonio, forse un perdono da ricevere, forse un perdono da dare. Allora, cari amici navigatori, che dirvi? Riprendiamo a navigare, perché la cosa meravigliosa è che da questa barca così sterile ne è nata la Chiesa che ha accolto e continua a accogliere tanti uomini per la salvezza. Non sentiamoci più gli occhi degli uomini addosso, ma sperimentiamo quanto è meraviglioso sentire lo sguardo di Dio nella nostra vita, che è uno sguardo di perdono e di accoglienza e di amore. Buona navigazione in Cristo.